qua, chiede quanti proiettili abbiamo per cartuccia e ovviamente è impostato su il nostro shotgun e spara 9 proiettili per volta, quindi andiamo a inserirne uno, poi se volete spararne due perché magari ha la doppia canna va bene anche inserirne due o quanti ne volete. Questo possiamo lasciarlo al momento così com'è. Qui possiamo lasciare com'è perché la sezione di equipaggiamento del fucile e di riposizionamento del fucile, ma va benissimo quella che c'è. Questa anche perché riguarda appunto lo scontro corpo a corpo, quindi possiamo lasciare com'è. Possiamo invece andare a modificare questa sezione. Praticamente questo è, passatemi il termine, lo sbarrellamento del fucile, quindi la rosa che crea il fucile quando spara, quando non è proprio preciso. Qui andiamo a regolare la precisione proprio del fucile. E in questo caso è un lanciagranate, deve essere abbastanza preciso, dove miro deve sparare, contando che spara un colpo per volta e se lo sparasse storto non andrebbe a buon fine, quindi possiamo anche abbassarlo di circa un terzo, quindi fare 0,3, cambiate solo quelli dove ci sono la X, qua facciamo un po' di distacco come era prima, 0,4, questo lo possiamo andare a ricambiare a 0,3, questo invece lo cambiamo di poco, questo possiamo anche lasciarlo così com'è normalmente quando impostiamo anche le altre armi, perché è la sezione in cui ci dice cosa deve fare lo spread del fucile quando stiamo saltando o stiamo cadendo, quindi va da sé che il fucile non potrà essere molto preciso. Possiamo abbassarlo un pochino, magari a 1,20. Per il momento diciamo che dovrebbe andare bene, poi andiamo a vedere le regolazioni e potete comunque impostarvele a vostro piacimento. Quindi con il Weapon Instance io direi che abbiamo finito, possiamo salvarlo e dedicarci invece alla parte un po' più ostica che è quella del data asset. Qui possiamo andare a cambiare alcune cose, per esempio l'autoreload. Quindi la funzione in cui il fucile si ricarica, parte diciamo l'animazione della ricarica in automatico, quando il fucile finisce i proiettili, la possiamo lasciare così com'è per il momento. L'abbiamo creata, volendo possiamo anche andare ad impostarla oppure a cancellarla e lasciare con la base del fucile base. In questo caso lascerò con la base e poi andrò a cancellare i dati che sono in più in un secondo momento. Stessa cosa possiamo fare per il reload, ovviamente se abbiamo delle animazioni particolari possiamo andare a cambiare quindi anche il reload, io in questo caso lo lascio così com'è, poi controlliamo se è il caso di cambiarlo lo cambieremo, ma bisogna andare a cercare appunto delle animazioni. Mentre dobbiamo sostituire assolutamente questo che non esiste più praticamente, quindi abbiamo quello dello shotgun base, ma noi abbiamo creato il nostro fire, che è questo. Lo selezioniamo e lo andiamo ad aggiungere. Andiamo qui nell'edit, perché come vedete è segnato che il fucile deve sparare in automatico. Se volete fare ovviamente un fucile, un lanciagranate che spara in automatico, si può fare, magari si può abbassare appunto il danno in modo da avere più colpi ed esaurire subito il nostro contatore di munizioni, diciamo, oppure andiamo su edit e possiamo mettere fire normale, non fire auto ma fire. In questo caso sparerà un colpo per volta. Tutte queste impostazioni che vediamo, ovviamente, le dovete utilizzare anche per gli altri fucili, quindi questo è già il tutorial ufficiale, diciamo, per il settaggio dei fucili. Torniamo indietro. Qua in questo caso, prima di tornare indietro, vi dico un'ultima cosa, se volete impostare un mirino nelle vostre armi, lo abbiamo già visto nel fucile da cecchino, quindi se
vi fa piacere impostarlo, magari andate a vedervi il tutorial precedente per avere dei dettagli in più, se no, altrimenti vi dico rapidamente che abbiamo creato questi tre file che sono il CM, il GA-ADS e il Vector Curve. Il Vector Curve va inserito dentro il CM va inserito dentro l'ADS e l'ADS va inserito dentro il Data Ability Set. Quindi se aggiungiamo una nuova voce cliccando sul più, andiamo qua, possiamo selezionare il nostro ADS, Grenade Launcher ADS, ve lo faccio vedere poi io in questo caso lo tolgo, ma in realtà potete anche lasciarlo, non crea nessun problema. Edit, Weapon ADS. In questo caso dovete poi aggiungere il mirino, l'ottica, dentro il grenade launcher, come abbiamo visto per il fucile da cecchino. In questo caso ora non lo facciamo, e poi ripeto, se volete vedere come si fa, andate a vedervi il tutorial precedente. In questo caso non ci serve altro, possiamo direi anche salvare e chiudere, e possiamo portare in gioco il nostro lanciagranate. Quindi andiamo sulla nostra map test, selezioniamo un espositore, andiamo nella sezione dei dettagli, andiamo su Weapon Definition e qua aggiungiamo il nostro grenade launcher ed eccolo qui che compare. Ok, eccoci qua, qui abbiamo il nostro lanciagranate, lo prendiamo. Come vedete, il reticolo è quello dello shotgun, che è quello che ci serve, perché non serve un mirino molto preciso. Ok, e se spariamo, come vediamo, abbiamo la prima impressione del net shooter perché abbiamo dimenticato di cambiare il proiettile. Quindi questo qui volevo farvelo vedere dopo, ma va bene uguale, è praticamente un lanciagranate che lancia dei razzi che danneggiano il nemico e ovviamente anche noi se ci passiamo sopra. È molto carino, quindi in realtà possiamo anche tenerlo e andare poi a fare una copia ed impostare il nostro lanciagranate con esplosivi. Lo facciamo subito. Quindi, come abbiamo visto, qui abbiamo un lanciagranate a raggi laser, chiamiamolo così, e lo possiamo tenere un attimo, e quindi duplichiamo tutti questi dati e creiamo il nostro lanciagranate esplosivo. Andiamo su Heavy Weapons, Grenade Launcher, questo possiamo chiamarlo Laser Launcher. Facciamo una cartella chiamata a questo punto Grenade Launcher. Andiamo a copiare i nostri file, quindi duplicate, selezioniamo tutti i file dell'arma principale invece che i numeri 2, perché così per rinominarli facciamo prima, tanto è una copia, non cambia nulla. Li portiamo nella nostra cartella Grenade Launcher. E adesso qua abbiamo il nostro fucile laser launcher, quindi rinominiamo tutto come laser. Ok, rinominato tutto, praticamente abbiamo creato già
due lanciatori. Diciamo che il secondo laser avrei voluto farvelo vedere successivamente, ma siccome questo piccolo errore di aver dimenticato appunto di cambiare il proiettile ce l'ha già creato per noi, vedete quindi la semplicità con cui si può semplicemente cambiare un fucile dall'altro. Quindi in questo caso io potrei semplicemente adesso cambiare la mesh, cambiare alcune piccole cose e appunto avere il mio fucile laser. Tenete conto che abbiamo rinominato tutto, non abbiamo finito di impostare alcuni dati, quindi ve lo dovete rimpostare tutto da zero, con tutto quello che abbiamo visto finora e tutto quello che vedremo in futuro. Riconcentriamoci sul nostro grenade launcher, ricontrollo che sono tutto un attimo a posto perché appunto abbiamo fatto involontariamente un po' di giro e torno subito. Ok, ci siamo, siamo praticamente tornati al punto di prima e possiamo continuare a cambiare tutto quello che manca. Diciamo che abbiamo visto adesso le cose principali che servono per portarle in gioco e qualche piccolo settaggio che serve già per impostare la quantità di cartucce e poche altre cose. E quello che ci interessa di più adesso è il Weapon Fire, che lo andiamo ad aprire. E il nostro damage, perché questo l'abbiamo già modificato, questo l'abbiamo modificato, questo abbiamo detto che non serve perché non facciamo un'ottica. Questi due li abbiamo appena impostati e mentre questo non serve perché fa sempre parte dell'ottica, insieme a questo, questo l'abbiamo modificato. Questo abbiamo detto che usiamo il file base, come in questo caso, questo lo lasciamo così com'è. Il DD l'abbiamo fatto, questi al momento non ci servono, direi che abbiamo fatto tutto, quindi mancano questi due file. Quindi possiamo iniziare a modificare il nostro damage per modificare il danno. E ve lo faccio vedere per le armi e per tutte le altre armi che vi servono, però in realtà noi adesso andremo ad utilizzare una granata direttamente che fa già danno massimo, quindi è inutile andarlo ad impostare. Questo qui, se andate su ovviamente Damage, sul vostro blueprint damage, scorrete fino in fondo, arrivate fino a Gameplay Effect. Lo aprite e trovate Execution, Calculation Modifier, Index e poi appunto qua sotto Modifier Magnitude troviamo questo dato che al momento riporta 12, che è relativo al danno che procura il nostro shotgun. Ovviamente è un multiplo per i danni che sono relativi alla testa e danni relativi al corpo, quindi qui dà un danno base al corpo. Se noi mettiamo per dire 10, quando spareremo alla testa il danno sarà di 20. In questo caso possiamo anche metterlo un po' più alto, possiamo mettere un 200 e dovrebbe comunque creare già danno massimo perché i nostri personaggi al momento hanno energia 100. Ok, qua direi che c'è da impostare nient'altro. Possiamo salvare, chiudere e andare ad occuparci invece del nostro Fire, del nostro blueprint che abbiamo creato prima quando abbiamo fatto il figlio del net shooter. E quindi qui troviamo già dei dati che abbiamo creato, quindi l'app offset, write offset,
Il Ford Ofsat che andremo a vedere una volta che spareremo un proiettile per vedere appunto se, come impostarlo. E qui abbiamo il nostro proiettile, che è quello che non abbiamo impostato prima, per il quale poi usciva il net shooter, che è quel famoso laser di cui abbiamo parlato prima e che abbiamo visto prima. E in questo caso dobbiamo inserire il nostro proiettile, che sarà una granata. Quindi andiamo su Plugins, Shooter Core Content, non questo Weapons, ma Weapon, Grenade, duplichiamo, possiamo chiamarlo Grenade Launcher Projected Grenade Launcher. Possiamo, se vogliamo, anche cambiare la mesh, non è importante, e la inseriamo all'interno della nostra Grenade Launcher. Se volete, potete fare anche una copia del net shooter e utilizzare la prendete invece da Weapons Net Shooter e inserirla poi nella vostra cartella laser launcher, se volete farne una copia per averla a parte. In questo caso noi andiamo a prendere questo proiettile, lo teniamo al momento così com'è e lo andiamo ad inserire nel nostro proiettile Grenade Launcher. Vediamo cosa succede. Quindi diamo start. Impugniamo il nostro lanciagranate e iniziamo a lanciare granate. Perfetto, funziona alla perfezione. Vediamo se riusciamo a prenderlo con un danno maggiore, perché ovviamente rimbalza, che quindi è anche un effetto carino. Come vedete, già così, se non lo prendete proprio in pieno, fa già 103, fa già più di 100, quindi il danno in questo caso è abbastanza relativo. Come reticolo e diciamo contatore di munizioni è già perfetto, molto buono. Come vedete, è quello che serve per un lanciagranate o per un lanciarazzi, quindi manteniamo questi qua dello shotgun. E per il momento possiamo andare ancora ad impostare alcune piccole cose, così vediamo se abbiamo fatto tutto. Manca da impostare nel nostro Fire il nostro tipo di danno. Come vedete, al momento faceva già più di 100 così com'è, però nel caso voleste modificare il danno, appunto potete andare in questa sezione. Questo vi servirà ovviamente per tutte le altre armi che non prevedono la granata. Quindi andate nel GE Damage e aggiungiamo il nostro GE Damage, che è il file che abbiamo visto prima, questo qui. Adesso che è tutto impostato, direi che con il lanciagranate ci siamo, con l'impostazione delle armi ci siamo, abbiamo più o meno tutto. Andiamo a fare un ultimo test per vedere se il damage che abbiamo aggiunto può creare problemi. No, continua a creare 100 e passa di danno, ne crea 93 addirittura da distante. Come vedete, non spara in automatico neanche se tengo premuto. Non abbiamo impostato il ratio di fuoco, quello di ora vi faccio vedere come impostarlo. Ora vediamo anche la velocità di ricarica e vediamo anche la velocità con cui spara. Vedete, molto rapido comunque, non ha fuoco automatico, ma praticamente un fuoco automatico. Se volete andare ad impostarlo, torniamo su questo blueprint. Come vediamo, abbiamo anche altri dati. Oltre a non aver ancora impostato l'offset, abbiamo anche appunto il fire delay time e l'auto rate. Quindi possiamo andare anche a provare ad abbassare anche l'auto rate.
e proviamo a metterlo a 1. Ok, e ora vedete che è decisamente più lento. Proviamo ad abbassarlo ancora a 0,5 e vediamo se otteniamo un effetto più da lanciagranate, in modo che non spari proprio a raffica. E potete, volendo, anche metterlo poi in modalità automatica e sparerà comunque con diciamo questa cadenza. Vedete che adesso, anche se schiaccio velocissimo, il fucile spara decisamente in maniera un po' più controllata. Altra cosa che vediamo è che il proiettile sta effettivamente uscendo dal centro dello schermo. Noi vogliamo che esca dalla bocca del fucile. Proviamo a dargli una sezione frontale che era impostata per gli altri fucili intorno ai 350, se non ricordo male. Possiamo anche fare un 200, quindi farlo partire circa 2 metri davanti al fucile. Ora vedremo poi la scia della granata che purtroppo falserà un pochino questa direzione, però diciamo che l'uscita dovrebbe essere già più o meno corretta intorno ai 200. Possiamo spostarlo verso sinistra, quindi noi abbiamo un right offset, quindi andiamo in negativo di penso un 20, e andare abbassare questo livello a meno, proviamo un meno 10. Ok, come vedete ora è un po' basso, però parte non più dal centro dello schermo, ma da più o meno il fronte del fucile. Se lo faccio così lo vedete ancora meglio, sembra quasi reale, eh? Ovviamente ancora un pochino da aggiustare, quindi si potrebbe, per dire, ancora un po' tirare indietro questo e obiettivamente alzare invece che abbassare l'app offset. Proviamo a vedere, poi direi che non facciamo altre regolazioni, ve lo potete aggiustare a vostro piacimento, perché sennò il video diventa veramente lungo. Comunque diciamo che così già abbiamo ottenuto un effetto già un po' più carino e sembra che appunto il proiettile fuoriesca dal fucile stesso. Purtroppo c'è la scia della granata che parte molto bassa, quindi falsa un pochino questo effetto, però diciamo che più o meno ci siamo. Con lo stesso principio possiamo quindi creare anche il nostro lanciarazzi. Io direi che siamo a 50 minuti di video, quindi vi lascio a voi appunto l'inventiva e la creatività per poi crearlo. Ricordatevi ovviamente di copiare tutti questi file, quindi duplicarli e portarli in una nuova cartella. Potete usare anche lo stesso proiettile se vi fa piacere, e andare a cambiare ovviamente la mesh e impostarvi tutti i file come abbiamo visto. Nel caso del lanciarazzi, l'unica particolarità che ci sarà per renderlo un po' più realistico sarà cambiare l'animazione. E per farlo possiamo andare sempre in questo Weapon Fire, che è un po' quello che gestisce la maggior parte delle cose. Qui ora non si vede perché mi sta un po' laggando il PC, però qui potete cambiare l'animazione. In questo caso abbiamo utilizzato lo shotgun, come abbiamo visto, perché la posizione dell'arma richiedeva questa posizione, ci andava bene, però se per un lanciarazzi in realtà vi converrà appunto cambiarla. Ok, quindi abbiamo modificato tutto, abbiamo creato due fucili, il secondo, quello laser, vi consiglio di andarvelo ancora ad impostare perché ovviamente non abbiamo finito, però per questo tutorial direi che è tutto. Abbiamo visto anche tutto quello che può servire per impostare tutto il resto delle vostre armi. Come dicevo all'inizio, vi consiglio di crearvi delle basi con delle impostazioni base per quel tipo di fucile, poi appunto duplicarli e creare degli altri fucili con qualche piccola variante. E al momento non ho altro da aggiungere, ci vediamo nel prossimo tutorial e grazie a tutti per aver visionato il video.